Carissimi, buona e santa serata. Come vedete, sono tornato in parrocchia dopo questa bellissima tappa che ho fatto al santuario degli Obici in Finale Emilia, che poi, tra l'altro, sono arrivato fino a Bologna e Bologna è stata per tanti anni la meta della speranza. Mio papà e la mia mamma, fin da piccolino io, mi portavano lì per le visite mediche, i viaggi della speranza. E di qui che i miei scoprirono appunto la patologia, paresi spastica alle gambe. Ed è qui che gli dissero che all'età di 18 anni si consigliava l'intervento di allungamento dei tendini. Sono tornato con commozione perché ho pensato al lungo viaggio che facevano i miei genitori e al sacrificio. Ma lì, in Finale Emilia, ho trovato una grandissima famiglia. Quante lacrime, quanti sorrisi, quanta gioia nel vedermi e nel pregare insieme. Ma abbiamo portato tutti voi lì su quell'altare durante l'adorazione, il Santo Rosario, la messa. È stato bello, veramente tanto bello. Benedico il Signore per avermi fatto incontrare tutti voi. Benedico il Signore perché opera meraviglie. Benedico il Signore perché io tocco con mano la sua opera, la sua grazia, il suo amore e la sua misericordia. Vi voglio bene, ve lo dico con tutto il cuore e vi porto nelle mie preghiere. Non dimentichiamoci mai di pregare gli uni per gli altri. Il Signore dice: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. E noi con amore, delicatezza, umiltà bussiamo il suo cuore. Signore, abbi pietà di noi. In questi giorni invochiamo in modo particolare l'intercessione di San Pio da Pietrelcina nella novena, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Prima di lasciarvi, voglio ricordarvi che domani alle 17:20 pregheremo insieme il rosario. Poi vi ricordo tre appuntamenti. Domenica pomeriggio alle 19 a Badolato Marina presso la delegazione comunale presentiamo il libro Lo sguardo di Gesù. Il 22 sarà a San Giovanni Rotondo per la veglia di Padre Pio a partire dalle 18. Il 23 settembre sarò a Foggia, a Lucera, nella parrocchia San Pio X. Alle 20 porterò la mia testimonianza e presenterò il libro Lo sguardo di Gesù. Siamo in provincia di Foggia. E poi domenica 9 ottobre ad Assisi, nei pressi di Santa Maria degli Angeli, il ritiro spirituale che dura tutta la giornata. Sulla mia pagina Facebook, fissato in alto, c'è il modo di prenotarsi e di iscriversi contattando l'organizzazione. Vi voglio bene, buonanotte e ci ritroviamo domani. Che il Signore vegli sul vostro riposo e la Madonna vi guardi sempre.